Io sono Jessica, questo è il mio canale, lei è Cecilia e oggi siamo andate ad Arese, in provincia di Milano, a fare shopping al centro commerciale più grande d'Europa, il centro. Principalmente siamo state da Primark. E ora siamo qui per farvi vedere tutte le cosine con i saldi che abbiamo comprato. Questo è il sacchetto, che è enorme, non mi si vede neanche a me. E boh, ci vai, dai. Veloce, Siamo. veloce, abbiamo tempo da perdere. Ah! Ho pescato la mia unica maglietta, il mio acquisto ben riuscito, perché sono andata da Primark, ma non c'erano più le taglie per me, che sono quelle piccole. E ho comprato questa maglietta perché mi piace Star Wars. Bello, allora gli dici che taglia è, quanto Non ho costa. idea. Aspetta, okay. È una 38 italiana e costa 6 euro. Carina, eh? Molto bella, con qua scritto che la forza sia con te. Ma andiamo avanti. Sì, dai, Allora, tranquillo, tranquillo. Io mi sono sbattuta. presa! Io! No. Sono presa queste falle, ma quella che dai! Forno! C'ho anche la codina. Queste pagate 10 euro. Guardate quanto sono carine! Sotto sono fatte così, davanti sono fatte così, e sono le mie ciabatte preferite, insieme alle altre che ho comprato. Perché In ne ho teoria si è comprate? comprato due paia di ciabatte. Poi passiamo a Ceci. E queste invece sono le mie ciabatte. Sono le ciabatte di Hogwarts. Pensando che sono una nerd. Sì, ti Però vedo. sono troppo carine. C'è anche scritto Grifondoro sopra. Non si legge. Va bene. E vengono 6 euro. Non si Euro. 6 legge. euro. Non si legge. Scusate le facce, ma siamo appena tornate. Taglio! Siamo appena tornate da Arese, siamo stanchissime. Poi, questa è una 38 e tua, vai. Tocca mia. Sì. Questa ho scoperto essere mia. Ah no, è mia questa, sì. E Ci ho niente, una capito maglia che bianca. occhiote fare! Dai, questa Niente, la è una dai! maglia bianca. Bene, e costata 3,50 euro. 3,50 euro, una maglietta. Ora, Sì. levati. Poi, abbiamo preso questi qua, 75 centesimi, che sono i dischetti per struccarsi, sono tantissimi, neanche da mia Lancome costano così poco, quindi in boccia. Poi abbiamo preso, sono un po' le cose inutili adesso. Ci Miei. siete presa questo paio di calzini, 5 paio di calzini a 4,50 euro, e sono fatti così. Bene, ora che abbiamo fatto vedere i calzini. Poi, io ho preso questo set di perle perché io ho perso le perle, infatti sono giorni che vado avanti con questi. Questi li ho pagati 1,50 euro e vanno dalla più piccola alla più grande. Poi vediamo cosa Non c'è. è tua, cosa la tiri fuori? Questa è tua. Che sei mia, sì, abbiamo sbagliato la No, taglia. non abbiamo. Ah, sbagliato la taglia perché è tarda, Perché poverina. Tiger, sì, Tiger, Primark mette quattro taglie diverse, non so se si vede, quattro taglie diverse. Ora dimmi uno e devi stare lì attenta a cercare l'italiana. Sì, Cioè, ho perché sennò poi ti inculi te e allora cosa capito, ma gliene vaffanculo, mettimi solo quella frega? italiana. No, perché io ho guardato, ho preso più cose e ho preso tutto giusto. È lei che è, Infatti poverina. che 38, che è la taglia italiana che serve a me, non c'è niente. No, era tutto grande. Per Cioè, lei. sì, per me, esatto. Vabbè, comunque questa è una maglietta con le ancorette, è blu, però sembra Peccato che non la nera. potrà mai usare Sì, perché le sta tre la userò volte. come regalo, Brava, 2,50. di mamma, una Bastante che scienziata, una 150. scienziata. Bene. Beh, carina, dai, qua. Che padre, mi piaceva anche. Questa è tua sempre. Mia? Ma ci ha lasciato anche gli attaccapanni. Meglio, meglio, ci serviva. Questa è mia. Vabbè, è una maglia uguale a quella bianca, solo che è azzurra, anche se qua sembra grigia. È azzurrina in realtà, vabbè. E niente, questa è la taglia giusta e è costata 2 euro. 2 Passiamo alle cose mie che sono quelle più fighe. Allora, ho preso questa, teoria è una camicia da notte, però non sembra una camicia da notte. Dei Pokémon con sopra Pikachu con scritto Pokémon, vedete che è un po' lunga, mi arriva un po' sopra il ginocchio. Ho preso una M e l'ho pagata
pagata 10 euro. Ti avvicinerò anche te, te lo sai che taglio ho preso. E l'ho pagata 10 euro. Ed è bellissima, guardate quanto è carina. Quindi se la vedete in giro per Genova con sta maglia, no, sapete pigiama. Che è un pigiama! Ho appena detto che è un pigiama! Niente così, ma perché? Ma che cosa vuoi pure? Qualche gene uguale dobbiamo averlo, eh! Io non... Ma perché? E abbinata a quel bellissimo... Ce l'ha! La sua piede. A quel bellissimo pigiama, ho ovviamente... ovviamente comprato le immancabili ciabatte con Pikachu. Pikachu, guardate che carine. Ovviamente un 37-38 no, 38-39 meno male, perché no, non mi stavano. Così ce l'abbino alla maglietta e viene una cosa fighissima. Queste le ho pagate 7 euro. Beh, posso pescare? Posso mettere la mano? Ok, grazie. Tanto ho portato anche dei miei pantaloni. Allora, sei giusto la taglia. Ho comprato questi pantaloncini, sempre del pigiama ovviamente, di Harry Potter, con scritto Grifondoro, tanto non si vede. E costano, sono costati 4 euro. Sì, ma... sono una taglia S, perché io sono una taglia S. Non è vero. Anche se in realtà siamo più che dei pantaloncini, siamo delle mutandone. Ma guardate quanto è bigotta! Quanto è bigotta! Vero. Sono pantaloncini, e che te... Sono enormi. Ma sì, sono enormi. Allora, poi abbiamo preso queste salviette qui alla cassa, 1,50 euro, due pacchetti. Vabbè, 1,50 euro, due pacchetti, sono economiche per me che le uso. Vabbè, comunque sono queste qua, non ci capisco niente perché sopra è scritto in... Non mi parlare sopra. Sì. Sopra è scritto in francese e di conseguenza non capisco cosa c'è scritto, però va bene lo stesso. E poi anche un acquisto inutile, 3 euro le ho pagati io perché sono più furba. 7 paia di calzini, non 5, a 4,50 euro. Ma 7 sono paia diversi! Sono fantasmini! Sono corti. Ho capito, questi sono quelli che devi mettere. Non hai fantasmini, no, perché i fantasmini... quelli... Ma guarda, ti faccio vedere. Su quelle scarpe che non tu, ok, stanno. Però tu devi comunque comprarli perché ti servono per il resto dei giorni. Vabbè, ma non è che sei tutto quelli. No, continuiamo ad andare in giro, fagli vedere i calzini. Cioè, lei va in giro con queste e le Converse. Basta, cioè, potete capire. Commentate. Ditele che deve mettersi i calzini neri. Cioè, io ho i calzini questa neri. Questa è la mia... Sì, sono, ma ce li ha che... lunghi chilometrici. No, sono è imbarazzante quando mi dice. Solo che non voglio essere. Vabbè, poi, sempre mia questa giacchetta, ora voi non vedrete niente perché è nera. Nera fatta di... così. Cotone. Non cotone di ciglia, però. Lana. Vabbè, lunga, così, pagata 8 euro. Vista per caso. Ho preso da M anche qua. 8 euro in saldo. Vista per caso mentre passavo, non so neanche dove era... posizionata, l'ho vista per caso, l'ho presa. Mi sono presa per 2 euro una di spingermi queste magliettine qua, 2 euro. Adesso le faccio vedere. Ecco, 2 euro. Una sia verde acqua che una rosa. E dal, forse non si vede, ma hanno le costine. Per 2 euro ne valeva la pena. Ovviamente dovrò mettere queste estate, però va bene. Poi ho preso un paio di leggings neri, semplici. Però la cosa bella così era che costavano 3,50 euro. Poi ho preso questo, cos'è? Non mi ricordo mai. sempre mia. Vabbè, ho preso anch'io i pantaloncini di Harry Potter. Sempre anch'io a 4 euro, solo che io ho preso una M. 4 euro. Li avete già visti prima. Poi ho preso 3 paia di magliette semplici così. Pagate 3,50 euro l'una, come quelle che aveva lei, solo che sono della mia taglia. Ne ho presa una nera. Una bianca. Mi chiamano tutte lavate e stirate queste magliette. E poi ne ho prese due rosa, perché una la voglio lasciare così normale, sono rosa cipria. L'altra invece voglio attaccarci delle patch che mi sono arrivate dalle Express e farla strafiga. Di due taglie diverse, perché purtroppo cos'è, questa è 46 e questa è 44. La 44 era finita, era l'ultima rosa, allora di quella ho dovuto prendere la 46. C'è l'assalto da Primark, cioè 46. Già alle 10 del mattino non c'è niente. Vabbè, comunque. Poi c'è, ci ha preso una cosa anche da Desigual. Prego. Vedete come la metà. Aspetta una seconda. No. Non ti visto. Vabbè, per la modica cifra di
59,95 euro. Allora, chi conosce di Ziguale sa che i prezzi sono un po' sì, alti. Sono un po' così. Una borsetta tutta colorata, con le, non si vede, con le pagliette. A tracolla va messo. Sì. C'è anche la cenerina dietro. Dentro falla vedere. Sono piena di carta, fate finta di non averla vista. La pua, è carinissima. E c'è anche le taschine interne. E la cerniera, la cerniera, la tracolla. Ho capito, è dentro, gliel'ho detto che ha tracolla però. Ah, ve l'ha detto, eh? No, l'ho detto che ha tracolla. Non voglio vedere. Una volta che vi ho fatto vedere questo, cioè, mi... Beh, rende un po' più l'idea. Comunque, questi erano i nostri acquisti oggi da Rese. Siamo velocissime perché sono video diventato troppo lungo e mi faccio due palle anch'io a registrarlo, a montarlo. Ti lascio tutti i miei dati a fine video, giù nell'info box. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao a tutte. Ah, iscrivetevi. Saluta. Ciao. Cos'è quella voce? Saluto. Brava. Ciao a tutti. No, così mi scemi. Mi ha fatto un saluto.